Allora, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui per questo incontro di presentazione di questo libro, La scienza in contraffisica teorica. Qualcuno di voi ha lasciato aperto l'audio di YouTube o di qualche altra cosa, vi prego di abbassarlo. Ecco qui. Allora, abbiamo qui come ospiti oggi per parlare di questo libro. Gli autori, che sono tutte persone che probabilmente se siete qui ascoltando già conoscete, ma diciamo, faccio una presentazione e diciamo, la persona che ha motivato questa cosa che è Giovanni Ciccotti. Giovanni Ciccotti è un fisico che ha passato la vita a insegnare le varie parti del mondo, in particolare la Sapienza, e poi da qualche anno è venuto nell'istituto applicazioni del calcolo di cui sono il direttore come diciamo, ricercatore senior associato all'istituto e quindi abbiamo cominciato a parlare e a un certo punto ho scoperto che ha scritto questo libro e, tra l'altro senza dirmi nulla però insomma molto interessante se facciamo un istituto applicazioni del calcolo. Si parla di simulazione, si parla di fisica teorica, insomma di cose che ci interessano. E quindi ho detto, beh, insomma, bisogna parlarne assolutamente. E quindi abbiamo deciso di fare questa presentazione. La seconda persona che vi voglio presentare è Gianni Battimelli, che è uno storico della fisica, fisico, ha insegnato per tanti anni, penso tuttora alla Sapienza, queste materie, ma poi si è interessato, ha scritto un sacco di libri. Vi ricordo una sua bellissima conferenza qualche anno fa sulla fisica del dopoguerra in Italia, in cui ho preso un sacco di cose su quello che era successo, su come si era usciti dalla seconda guerra mondiale, però ho fatto anche studi sul CNR, insomma, dove io lavoro, insomma, veramente una miniera di conoscenze. E poi abbiamo Pietro Greco, che è un vecchio amico, giornalista scientifico, e che scrive praticamente 3 libri l'anno, non lo so, una cosa impressionante, ci sta da molti anni provvedendo con libri su materie disparate, adesso anche la fisica. Forse è il tuo primo libro di fisica, Pietro, non lo so. No, 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 non è il L'avevi già primo. scritto. È il primo difficile che ho scritto. Vabbè, però insomma, avevamo questa insomma questa, tra l'altro è scritto anche di matematica perché è scritto un libro rimasto ormai celebre sul pi greco Nomen Omen, non potevi fare a meno di scriverlo. E poi ci fa, diciamo, da contraltare, da esaminatrice, possiamo dire, di questa nostra commissione, Sara Borella. Sara Borella è la vice direttrice del CECAM, è una fisica, e devo dire che stiamo collaborando da un certo tempo in attività di divulgazione. Ci siamo ritrovati a Lucca Comics, lei non avrebbe mai pensato qualche mese fa, che ormai sembra, stavo per dire qualche anno fa, sembra passata una vita, per presentare un progetto che stiamo facendo in quest'ultimo tempo proprio col CECAM, insomma, in cui tra l'altro ricordo il CNR è partner. E quindi insomma, secondo me tutte queste persone unite insieme speriamo di riuscire a fare una bella trasmissione. Allora, io partirei proprio da Giovanni, perché Giovanni è stato un po' il colpevole di tutto quanto. Giovanni, come vi è venuto in mente di scrivere questo libro? Devi alzare il volume. Muto. Non alzare il Basta. volume. Ecco, così. No, basta che faccio una mute, ho fatto a mute. Ok. In realtà è una storia che si trascina da tanto tempo, nel senso che nella nostra giovinezza siamo stati tutti turbati nei nostri studi dall'invito a leggere dei libri che col senno di poi io non stenterei a definire i più stupidi del mondo, e l'esempio migliore che posso citare è L'evoluzione della fisica di Einstein e Heisenberg. Un libro completamente vuoto, che però è molto pretenzioso e la racconta grande e grossa sulla rivoluzione di qui, la rivoluzione di là, eccetera. E in realtà, se vai a vedere poi di che si parla della teoria di Maxwell e si parla del fatto che la teoria di Maxwell non è invariante sotto un riferimento inerziale newtoniano,
però lì invece la fanno lunga e larga, c'è questo paradosso del qua, questo del là, e poi quanto è bello le cose che diciamo noi, eccetera. E quindi c'è stato questo carico da 11 di riflessione filosofica, ma devo dire filosofica stupida un po', sulla rivoluzione profonda di tutte le concezioni della fisica che bisognava digerire per accostarsi a questa novità. Dopodiché mi sono messo a fare la professione, ho tentato di fare le cose standard che facevano i fisici teorici, le particelle elementari, poi i many body, eccetera. Insomma, a un certo punto avevo deciso che forse non ero fatto per il fisico, e qualcuno mi ha detto: perché non vieni a fare dinamica molecolare? Io ho detto: che sarebbe? E lui mi ha detto: ma insomma, risolviamo la meccanica dei sistemi, li analizziamo statisticamente, dei sistemi di atomi, li analizziamo statisticamente e tiriamo fuori le proprietà fisiche di questo mondo. E dico: interessante. Allora ho accettato un invito ad andare a Parigi a imparare il mestiere, e di botto ho scoperto che effettivamente la fisica era molto divertente, che avevamo ricostruito quello che facevano gli antichi romani, cioè loro facevano le gesta gloriose e gli schiavi lavoravano, ed era proprio così, cioè noi dicevamo al calcolatore le cose noiose che c'erano da fare, lui le faceva e noi intanto pensavamo. E quindi devo ammettere sinceramente che mi sono innamorato, e poi ho fatto la professione, cioè ho calcolato, ho strombazzato, ho risolto questo e quello, e mi era rimasta questo senso però che mi sembrava di star facendo un lavoro nuovo e diverso da quello che mi avevano insegnato. Tra l'altro tutti i vecchi fisici che incontravo storcevano il naso e dicevano: ma queste affate, le cose di nessun interesse, eccetera. Questo all'inizio, Poi man mano erano sempre più timidi e alla fine erano addirittura complessati, quindi questa cosa mi ha molto divertito. E mi sembrava strano che questo nuovo modo di fare le cose, molto divertente tra l'altro, che tra l'altro stava invadendo anche la società, i giochi, gli iPhone, i GPS, eccetera, non fosse vissuto teoricamente come un fatto teorico. Allora un giorno dovete tutti sapere che questa fisica è una fisica imperialista, cioè cerca di risolvere i problemi della chimica biologica, di certa biologia, qualche volta della geologia, di molti problemi di ingegneria, eccetera, proprio come la matematica applicata, di cui tra l'altro è Klaus Cousin, va bene? Perché de facto si fa molto spesso lo stesso mestiere, e quindi diciamo andava tutto bene. E non riuscivo a capire perché nessuno si occupasse di tentare di dire timidamente, se modestamente, senza pretese, che c'era di nuovo in questo modo di fare la fisica. E allora avevo un amico chimico teorico francese, e un giorno gli ho detto: ma dimmi un po', Pierre, purtroppo è morto adesso, ma dimmi un po', Pierre, ma perché ci hanno rotto così tanto le scatole con tutte le rivoluzioni che non stanno né in cielo né in terra? E poi se vuoi dirò anche perché, e adesso invece che noi ci abbiamo in mano una cosa che non sarà una rivoluzione, però certo è un cambiamento di prospettiva, tutti zitti. E lui mi ha detto: e Giova, perché siamo chimici e i chimici non sono intellettuali. Allora ho detto: oibò, ma io non sono un chimico, io sono un fisico, quindi io moralmente devo fare questa cosa, cioè devo dire in chiaro che cosa è successo e cosa si sta facendo, e perché questa è una cosa nuova, bella e promettente. Però sono un fisico, quindi sono pigro quant'altri mai a scrivere, e quindi mi sono appiccato. Quindi non hai scritto te, ti hanno intervistato e tu hai detto un po' di cose e gli altri hanno fatto tutto, ecco così. Insomma, più complicato di così, però diciamo, effettivamente sono andato da Gianni Speranzoso, dico: Gianni è lo storico della fisica, lui capisce tutto e me dà la mano. E Gianni mi ha detto: sì, capisco, però io non voglio scrivere, eccetera. Allora, dice: perché non vuoi scrivere? Perché io sono lo storico della fisica, ma non sono un giornalista scientifico. Allora siamo detti: vabbè, allora te che facciamo? Facciamo un cenacolo, però lo dobbiamo trovare con un giornalista scientifico e magari scriviamo il libro. Allora, ci siamo messi tutti e tre insieme, il giornalista scientifico è Pietro Greco, che fa esattamente questo del mestiere,
che, se ho capito bene, scrive anche quando tu lo appendi per i piedi a un vecchio albero, lui a piedi in giù su una tavoletta, insomma, scrive. Quindi Però non l'abbiamo mai provato, ecco, possiamo dire questo, non è stato mai provato, Pietro, spero di. però sappiamo che non ha limiti. Abbiamo fatto un cenacolo, quanto ci abbiamo messo? 2 anni e mezzo circa, insomma, sedute lunghe, corte, brevi, insulti, incomprensioni, amori e passioni, e insomma alla fine è uscito questo libro. Allora, il libro è fatto così, se devo dire. Il primo capitolo cerca di dire che c'è di nuovo all'orizzonte, ma non nel modo odiosetto degli Heisenberg, dei Bohr, degli Einstein e Einstein, eccetera, ma dicendo, insomma, che si dovrebbe fare come scienziati e che facciamo noi. Poi, siccome parliamo di simulazione molecolare, cioè di un specifico modo computazionale di fare la meccanica statistica, abbiamo detto quando è nata e ne abbiamo fatto per 6 capitoli la storia. Molto europea, devo dirlo, perché molte cose americane non l'abbiamo descritte, però l'inizio americano l'abbiamo descritto. La storia molto europea, tra l'altro storia in cui il CECAM ha giocato un ruolo importante. E poi nell'ultimo capitolo abbiamo tirato i remi in barca e abbiamo detto, cari amici, ora l'avete visto che è successo, e secondo noi significa questo. Cioè significa che in realtà c'è stato non una rivoluzione scientifica che è retorica, ma c'è stato un shift paradigmatico, cioè adesso la fisica si fa in altro modo, più ambizioso, è di sicuro aiuto a tutta la parte di nanotecnologie, a tutta la parte di intervento a livello anche microscopico sulla natura a fini trasformativi, e fa questo non sulla base di tanta empiria e di qualche tentativo di materializzazione, ma finché non si prova il contrario, credendo alle leggi della fisica e chiedendo al calcolatore di risolverle, il che non è piatto, perché per risolvere al calcolatore ci vuole un, scusate se uso una parolaccia, ma un casino di intelligenza. Ed è la cosa che tutti gli imbecilli della precedente generazione non capiscono, perché loro sono convinti che tu vai da una parte e dici al computer calcola, e lui ti sputa i numeri che vuoi. Invece il computer è peggio di una prima donna, è uno schiavo molto qualificato, e o gli dici le cose in modo che lui le capisca, o lui non fa proprio niente per te, va bene? E quindi c'è questa parte che deve essere capita. E abbiamo tentato di aiutare una comprensione un pochino più avanzata di quella che secondo noi, credo che siano convinti anche Gianni e Pietro, è un po' una direzione irreversibile, cioè a meno che una rivoluzione non distrugga questo mondo che ci abbiamo, il virus ci sta provando, ma speriamo che non ci riesca, noi andiamo avanti abbastanza bene con capacità tecnologiche avanzate perché abbiamo chi ci risolve le leggi della fisica ab imis fundamentis e non semplicemente in truglia. E infatti c'è una bella polemica nel capitolo finale sull'econofisica, che se dà un sacco d'aria non serve a niente. E così abbiamo finito. Non so Va se era bene. questo che volevi da me. Sì, no, va bene, insomma, tanto abbiamo già impiegato un bel po' di tempo. Io avevo detto che bisogna fermare Ciccotti, bisogna dargli una specie di timing, però posso mettere mute al suo microfono, ma per adesso non lo farò. Io intanto volevo chiedere a Sara. Sara, tu che sei appunto, come dire, attiva in questo campo, sei la vice direttrice del CECAM, conosci Giovanni da una vita, questo libro. Leggerlo, insomma, che effetto ti ha fatto? Cosa ci hai ritrovato e cosa non ci hai trovato? Io Più grave. come scusate? Detto è più grave quello che non c'è trovato. No, allora la prima cosa da cui vorrei partire è che al contrario di Giovanni, io sono, vogliamo dire, una nativa simulatrice, nel senso che io ho cominciato a fare fisica e a occuparmi di fisica in un momento in cui molte di quelle che Giovanni ha raccontato come motivazioni per affrontare questo libro nel modo in cui è stato scritto, da qualche parte
diciamo, o non ci sono oppure non mi hanno mai toccato davvero sul vivo. Cioè, io le conosco perché le conosco attraverso il racconto di Giovanni, ma se parlo con dei colleghi in diverse discipline, chimica, fisica, matematica applicata, ingegneria, biologia, oggi, non, o persino con i fisici, diciamo, che si occupano di altro tipo di fisica, non trovo una reazione così riduttiva di quello che noi facciamo. Adesso, forse sono una persona molto fortunata, sicuramente lavoro nel posto migliore del mondo per non vedere queste cose, perché il CECAM è sempre in qualche maniera un luogo di raccolta di tutti coloro che fanno simulazione e modellizzazione, e probabilmente non incrocia tante altre questioni. Per cui, quando ho cominciato a leggere questo libro, ci ho trovato delle cose che in qualche maniera non mi appartengono, perché appunto questa necessità di categorizzare in maniera così orgogliosa quello che facciamo, o di essere così consapevoli e di doverlo dichiarare, in qualche maniera forse non fa tanto parte del mio modo di guardare il mestiere, la professione. Però invece poi ci ho trovato tantissime cose belle, intanto perché, diciamo, la simulazione, come racconta questo libro, lo racconta molto bene nel suo sviluppo storico, è una cosa che è nata più o meno 60 anni fa. Allora, questo vuol dire che siamo in un momento in cui la primissima generazione dei simulatori è, insomma, diciamo, non è più tanto lì per raccontare le storie, quindi è un buon momento per raccoglierle queste storie, e questo è un modo di raccoglierle molto intelligente, con un percorso chiaramente costruttivo di un periodo che direi sono i primi 30 anni di storia della simulazione, assolutamente cruciale. Quindi questo, diciamo, i capitoli dal 2 al 6 sono, dal 2 al 7, diciamo, sono assolutamente preziosi, anche nelle cose che non hanno l'aspetto americano in parte, anche se per esempio la storia del Quantum Monte Carlo c'è, l'aspetto forse più di chimica teorica, che è un po' più lontano, diciamo, dalla parte di simulazione di dinamica molecolare di cui Giovanni stava parlando adesso. E poi il capitolo 1 e l'8, che sono questi due capitoli più teoretici, per così dire, sono incredibilmente interessanti perché propongono un modo di guardare questo mestiere, questo modo di fare fisica, devo dire, sul quale sono in larghissima parte d'accordo. È chiaramente un racconto militante, in alcuni momenti anche un po' militaresco nel modo in cui vengono raccontate le cose, però pone le basi per una discussione estremamente importante. E quindi, più che benvenuto. Va bene. Allora, Gianni, tu sei uno storico, quindi conosci molto bene la storia del Novecento, della fisica. Secondo te, quanto è stato dirompente, quanto ha cambiato i paradigmi proprio del fare fisica l'arrivo dei grandi computer, l'arrivo della simulazione, questa simulazione, diciamo, ab inizio, che effettivamente in un certo senso è stata rivoluzionaria. Quanto lo è stata veramente? Quanto la fisica è cambiata? Ma a me sembra che, una delle cose che ho trovato interessanti, per cui poi, nonostante, come diceva Giovanni, non avessi nessuna voglia di scrivere, alla fine ci siamo trovati impelagati a raccontare e quindi a scrivere, insomma, questa storia, forse più ancora che il tentativo di dare una risposta alla domanda che tu ponevi, cioè come... Perché poi il problema non è soltanto, il nostro libro non tenta di rispondere alla domanda generale di come il computer ha cambiato il modo di fare scienza, perché evidentemente lì c'è un mondo, noi ci siamo confinati a un aspetto piuttosto particolare di questo impatto enorme che ha avuto la potenza di calcolo sul fare scienza, ed è esattamente l'impatto che ha avuto su quella parte, questa è la cosa che mi interessava come storico, dello sviluppo della fisica teorica e sue conseguenze, che nella percezione pubblica, perché poi il libro è stato pensato per raccontare ai non addetti ai lavori una storia. Allora, di questa storia non esiste letteralmente nulla, né nella letteratura che circola, per quanto ne so, a meno delle recollections di alcuni dei protagonisti, ma quelle non circolano nelle librerie tra i non addetti ai lavori, sono riservati agli amici sostanzialmente, no? Negli appendici o nei capitoli introduttivi dei convegni celebrativi. Insomma, a 60 anni di distanza dalla nascita della meccanica quantistica, della fisica dei quanti nel 1900, cioè nel 1960, qualunque persona di media cultura sapeva benissimo
chi erano i protagonisti di quella vicenda. C'era una sterminata letteratura che raccontava il come, il perché, il quando e le polemiche, Copenaghen, i congressi Solvay, Heisenberg e tutto quello che ne segue, compreso tutte le scemenze che si sono scritte al riguardo, poco importa, poi nessuno ci capiva niente, ma erano personaggi che facevano parte dell'immaginario collettivo di chi pensava di conoscere la storia della scienza del Novecento. A 60 anni dalla nascita della simulazione molecolare, ditemi voi quale dei personaggi che figurano nel nostro libro è noto al di fuori della stretta cerchia degli addetti ai lavori. Secondo me assolutamente nessuno. È una storia affascinante, peraltro, per le ragioni che ha detto prima Giovanni, dal punto di vista conoscitivo, epistemologico, dell'impatto, ma anche una bella storia di personaggi, insomma, di luoghi, di posti, su cui non c'è letteralmente, che io sappia, nulla di digeribile, di accessibile al... la sfida per me è stata anche e soprattutto provare a rimettere in piedi, a tentare questo passo, insomma, a far conoscere al mondo che c'è qualcos'altro oltre alla storia della meccanica quantistica, della relatività generale, del bosone di Higgs e dei buchi neri, che peraltro sono cose interessantissime, ma tutt'altra roba. Insomma. E questo tra l'altro crea un bel problema, secondo me, che probabilmente si vede nel prodotto finale. Uno dei problemi tra i tanti, le fonti. Per uno che questa storia l'ha vissuta in prima persona, si tratta di raccontare, si tratta quasi di fare la propria autobiografia scientifica allargata, penso a Giovanni. Ma per lo storico storico, raccontare questa storia significherebbe accedere alle fonti, fare tutto quello che fa di mestiere lo storico. È difficile farlo quando ti manca completamente il resoterra in termini di letteratura e di fondi, non proprio un altro discorso. E da questo punto di vista credo che sicuramente ci sono dei limiti molto rilevanti nel libro che sarebbero colti non tanto dagli addetti ai lavori che vedono finalmente la loro storia raccontata, ma dagli storici di mestiere che probabilmente vedrebbero un sacco di nei, mancanze, approssimazioni e quant'altro. Però d'altra parte, essendo questo il primo tentativo di raccontare una storia, quando uno fa un primo tentativo è difficile che abbia un prodotto finito. Per l'appunto si spera che da una cosa del genere possa nascere una curiosità anche in ambito degli storici della scienza e della fisica in particolare, che magari si accorgono che oltre a raccontare per la centesima volta le vicende iniziali di Albert Einstein ci sono anche altre cose interessanti, come appunto lo sviluppo della meccanica statistica e la simulazione al computer, a cui varrebbe la pena di dedicare attenzione. No? Sì. Tra l'altro è una storia, secondo me, quello che colpisce leggendolo, appunto, voi avete presentato una prospettiva europea, ma c'è una prospettiva europea e italiana molto importante, con contributi di matematici, diciamo, di fisici italiani molto rilevanti, che sono riusciti a cambiarlo. Due per tutti, Caro e Parrinello, effettivamente a cui dedicate praticamente un capitolo. E non capita spesso nei libri di fisica, diciamo dopo Fermi, di trovare che ci sia il titolo di un capitolo a un fisico italiano, nella storia. E quindi, diciamo, questo quasi ha colpito leggendolo, vedere come c'era una prospettiva che rimetteva in luce tanti contributi italiani a questa cosa. Io, a proposito di questo, dico a Pietro: Pietro, tu che ne sapevi di questa storia prima di cominciare a lavorare a questo libro? Cioè, ecco, che cosa arriva a un profondo conoscitore della scienza come te di questa storia? Che riflesso arriva quando poi scopri che c'è un altro mondo? Ecco. Dunque, io ne sapevo zero. Non è che adesso sia proprio migliorato molto, però ne sapevo assolutamente zero. La cosa è ancora più, come dire, importante per il fatto che io ho lavorato in un altro campo, ma fianco a fianco con persone che facevano simulazione molecolare, che facevano metodo Monte Carlo per molti e molti anni, senza mai capire nulla, diciamo, di cosa facevano questi nostri amici, anche in un istituto in cui la dinamica molecolare e il metodo Monte Carlo erano molto frequentati, come era la Sista di Trieste, per esempio. Parrinello, Carre, sono stati... Ecco, io Parrinello non è che lo conoscesse, diciamo, sicuramente. Allora, la cosa mi ha incuriosito quando mi è stato proposto di
di contribuire, dare un minimo contributo, che i veri autori sono loro due, un minimo contributo a questo libro, e che appunto scoprire qualcosa che io assolutamente non conoscevo. Allora, la prima cosa che ho fatto quando ho assunto questa, diciamo, questo impegno, mi sono presentato a Giovanni e a Gianni con un primo capitolo tutto dedicato alla storia del computer. E Giovanni giustamente mi ha detto: ma tu non hai capito nulla, noi vogliamo parlare della storia del computer, dobbiamo parlare della simulazione che utilizza il computer come strumento. Qui facciamo fisica teorica, mica tecnologia, diciamo. E quindi ho rimesso nel cassetto quel primo capitolo e ho cercato di... Questo lo usiamo un'altra volta, questo capitolo, per un'altra cosa che magari facciamo insieme. Sì, sì. Okay, e poi va bene. E poi mi sono dedicato a cercare di capire cos'era questa simulazione al computer, in maniera molto elementare, come lo può fare un non addetto ai lavori né in fisica né in storia, diciamo, della fisica, come può fare un giornalista, diciamo, qualunque. E la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che io ho dovuto mutare la percezione che avevo della simulazione al computer, perché per molto tempo ho creduto che fosse la terza via rispetto alle certe dimostrazioni, alle sensate esperienze di Galileo, e Giovanni e Gianni mi hanno fatto capire, no, che questa era fisica teorica che si stava sviluppando, che si sta sviluppando, che utilizza i muscoli del computer, la forza bruta del computer, ma come diceva Giovanni all'inizio, dietro c'è un pensiero teorico, di fisica teorica molto molto importante, ma non solo di fisica teorica, perché io sono un chimico, ma mi piace, come dire, i tentativi egemonici della fisica mi piacciono, e quindi è un tentativo che si sta e si è esteso anche a molte, molte dimensioni della chimica, della biologia e dell'economia, anche se siamo abbastanza scettici sull'economia, ma della chimica e della biologia sì, e non è, come dire, un passaggio meramente riduzionistico, non è ridurre la biologia alla fisica di base, ma piuttosto è comprendere, avere gli strumenti per comprendere fino in fondo la complessità del biologico. Ecco, questo mi è piaciuto molto. Spero di non aver detto castronerie, Giovanni, però. Sentite, io intanto vi faccio vedere qualche immagine che voi avete messo, e devo dire l'apparato fotografico è molto interessante, perché avete messo poche fotografie, ma molto particolari. Questa è impressionante, si vede von Neumann. Se posso dirti di questo, se posso interromperti. Vai, vabbè, vai. Di questo sono triste, nel senso che l'edizione inglese, che però è in inglese, ha molte più fotografie e parecchie anche a colori, però Carocci ha voluto fare una cosa un po' in tono minore e ci ha detto: le fotografie sono troppe e poi le mettiamo a bianco e nero, e quindi il lettore italiano avrà un campione più piccolo. Peccato, perché avevamo scelte con fatica, come diceva Gianni, c'è pochissimo materiale documentato, depositato, quindi è stato faticoso trovarlo. Scusa, vai avanti, ma volevo dire questa cosa. Tutto, qui vabbè, vedevamo von Neumann, Feynman e Ulam, insomma, tre giganti di questa, all'inizio di questa storia. Certo. Veramente, tra l'altro qua, diciamo, Feynman è giovanissimo, mi sembra, in questa foto sembra veramente un ragazzo. Quanto c'aveva? 26. No, del 18, questa foto del 45, sì. E poi appunto vabbè, si vedono questi grandi computer dell'epoca che avevano probabilmente una potenza che oggi avremmo forse in un telefonino. Esatto. E questi sono due dei, diciamo, come dire, pionieri, no? Di questa storia. Dei giganti allora... sconosciuti. Posso dire una cosa? Bravo. Sì, posso dire una cosa? Sono tre dei pionieri di questa storia, perché è vero che tutti gli articoli scientifici sono firmati Alder e Wainwright, ma loro tra l'altro sono quindi a riconoscere che senza quella terza persona non avrebbero fatto rigorosamente niente, perché le idee ce l'avevano per l'appunto, ma come farle capire al computer e fargli sputare risposte intelligenti, se non c'era Marianne Mensah, non sarebbero mai stati in grado di farlo. Quindi credo che lei faccia parte a pieno titolo della pattuglia di pionieri,
sia pure... Perché all'epoca non firmava lei questi... Perché tipicamente all'epoca chi scriveva i programmi erano le programmatrici, in genere donne, guarda caso, e non firmavano gli articoli. Al più, se i prof o i ricercatori erano persone civili, venivano menzionate negli acknowledgements alla fine del, insomma, del lavoro pubblicato. Non, ma nel caso di Mariano... Non facciamo troppo i sanculotti. È vero, assolutamente vero quello che dice Gianni, è anche vero che Marianne Mensait, che è persona onestissima, è stata la prima a dire che lei non sapeva neanche che cosa facessero i due lì rappresentati, cioè lei gli dicevano c'è da fare questo calcolo, il modo di fare l'algoritmo è questo, e lei era bravissima a tradurre questo in un linguaggio che il calcolatore potesse capire, e all'inizio era proprio dura, perché il linguaggio era il linguaggio macchina, cioè era proprio convincere delle signore a spostare dei cavi perché il calcolatore potesse operare, e lei infatti racconta quanto per lei sia stata semplice la vita quando è arrivato il Fortran, cioè un linguaggio semiumano con cui dire al calcolatore come fare le cose, e sono arrivati i compilatori, il suo lavoro è stato semplificato perché ogni volta che cambiava macchina lei imparava tutto da capo. Però è anche vero che lei non sapeva proprio di che se parlasse, cioè non sarebbe in grado stata di dire che cos'era, capito? Quindi Gianni, hai ragione, però diciamo ognuno il suo ruolo. Qui abbiamo messo provocativamente una foto di Ciccotti giovane perché ci volevamo divertire. E... non è da solo, chiaramente abbiamo... diciamo Ian McDonald e Dan Frankel insieme a lui nell'86, e poi con un così giovane, ecco, diciamo era già avviato verso la mezza età, insomma, non giovane quanto Feynman nella foto precedente, ecco. No. Però insomma, no, in ogni caso questo era soltanto per far vedere un pochettino che ci sono una parte iconografica, e poi una parte dedicata, questa è interessante, al CECAM, una parte molto importante del libro. Ecco Sara, tu che insomma il CECAM ci lavori, ci vivi, penso che ne conosci qualsiasi diciamo risvolto ormai da tanti anni, questa parte qui come l'hai trovata? Conoscevi queste storie, queste vecchie storie? Le avevi viste, in parte le avevi vissute in prima persona, però non tutte, perché tu sei poi molto più giovane di loro, quindi diciamo sei arrivata dopo. Sì, no, ci tengo a dire che delle storie raccontate qui in prima persona non ne ho vista nessuna, visto che stiamo parlando di età. Solo due cose, scusami, torno un secondo su Marianne Mensait, perché questo è uno dei racconti che volendo si possono ascoltare anche in prima persona, perché l'abbiamo invitata al CECAM un paio d'anni fa, e quindi c'è un video nei nostri, ahimè, scarni archivi in cui si possono ascoltare le cose di cui si stava parlando adesso. La storia del CECAM è non a caso, perché Giovanni è stato ed è in qualche maniera un animatore di questa storia molto molto importante, è tracciata in maniera approfondita e molto interessante. La cosa che mi piace raccontare, diciamo, è che CECAM nasce perché un personaggio molto particolare che si chiama Carrie Moser, che insomma lascia gli Stati Uniti per le ragioni più varie qui sono raccontate, e trova in qualche maniera rifugio in una specie di patria ideale in Francia, un po' porta con sé, un po' capisce meglio la consapevolezza che il computer può cambiare il modo di fare scienza. E quindi comincia a costruire intorno a sé, a raccogliere intorno a sé quella che all'epoca era una piccolissima famiglia, 4-5 gruppi sparsi per il mondo. Quando arriva in Francia forse ce n'è uno che fa simulazioni in Francia, che sono interessati a questo tipo di modo di descrivere la natura. E riesce ad essere così attraente per questa comunità che nasce per due motivi, sostanzialmente tre, il terzo essendo che tutto questo accade vicino a Parigi, e Parigi è un posto dove è molto piacevole andare a passare 6 mesi o un anno della propria vita scientifica. Però insomma, uno dei motivi per cui CECAM ha un grande successo all'inizio è perché è uno dei pochi posti dove c'è prossimità con la macchina, cioè si può immaginare la teoria,
formularla in una maniera digeribile per la macchina, scrivere il programma e farlo girare, cioè vedere tutto il passaggio dei conti. Questo, diciamo, è una cosa che si ripete nella storia dei primi 10 anni del CECAM ed ha una importanza essenziale nel farne un luogo centrale per lo sviluppo della simulazione in Europa e negli Stati Uniti. Una delle medaglie d'onore del CECAM è un mitico, direi, workshop sulla dinamica delle proteine che si è svolto nel 1976 e che in questo libro viene raccontato, in cui il gruppo di Martin Karpius, premio Nobel per la fisica per la simulazione delle proteine, mi pare nel 2013, ed il suo gruppo arrivano al CECAM per uno di questi workshop, che erano periodi lunghi, 6 mesi, in cui le persone stavano insieme, discutevano e parlavano, e trova modo di far girare il programma che avevano preparato ad Harvard, ma ad Harvard non avevano la macchina per farlo girare, perché le grandi macchine di calcolo americane erano nei National Labs, quasi tutte messe lì per applicazioni di con scopi principalmente militari. Marianne Insight e Holder e Wainwright si inserivano dentro questi grandi conti in maniera anche molto astuta e molto da hacker delle volte, per sfruttare i tempi morti di quei calcoli. Ma in Europa invece c'è questo computer che in qualche maniera è più accessibile. Moser è un genio a renderlo accessibile anche con dei trucchi, diciamo così, a bassissimo costo alla comunità. Ma poi c'è questo momento di in cui l'esistenza della macchina, la prossimità con la macchina è così importante. Però poi succede un'altra cosa, succede che attorno al CECAM si crea una comunità. E tutti i personaggi e tutti i passaggi che qui vengono raccontati, il caro Parinello, sono un pochino atipici in questo senso, ma del CECAM, o con il CECAM hanno naturalmente grandissimi rapporti, e tutti i personaggi che qui vengono raccontati al CECAM passano tempo, si parlano, litigano, bevono un sacco di caffè, perché da un certo punto in poi si trova anche il caffè al CECAM, e questo crea una vera comunità. E questa cosa qui nel libro secondo me si sente, ed è una cosa che si sente ancora oggi. Quindi, perché il CECAM è un luogo di comunità per chi fa questo tipo di scienze. Questo trovo che sia interessante ed è una cosa della quale dobbiamo essere molto grati alla, come dire, prima o seconda generazione, perché è una cosa estremamente importante. L'altro elemento, diciamo, che trovo interessante, questo forse per il ruolo che mi ritrovo a ricoprire adesso, è che un posto come CECAM mostra che per sostenere questo tipo di luogo di discussione continua, insomma, ci servono i padri fondatori, ma servono anche le istituzioni, e servono le scuole, e servono i posti dove poi la comunità può andare a trovare riconoscenza. E in questo senso credo che CECAM sia una cosa molto europea, nel senso migliore della parola europea. Non fatico a trovare una cosa così negli Stati Uniti, e le iniziative che cercano di avere, le conferenze a Telluride, non decollano nella stessa maniera. Quindi, capito? Quindi vedi questa centralità. Scusami, sì, nel senso che al CECAM, ai workshop del CECAM sono nati molti dei metodi di cui si parla qui adesso. Giovanni è stato protagonista dello sviluppo di molti di questi. C'è il metodo dei vincoli che per esempio per la simulazione delle proteine ha giocato un ruolo estremamente importante. Ma poi, non lo so, Frank Lelad ad un workshop CECAM trovano il loro modo per calcolare l'energia libera, cioè moltissime delle idee di cui si parla in questo libro trovano quale scienza al CECAM. E diffusione. C'è un'osservazione, se posso, c'è una cosa molto divertente che Dan Frankel nota, come Sara ha appena citato una tecnica particolare molto importante per lo studio delle transizioni di fase, che è il Frankel e il LAD. E questa tecnica è uscita fuori in un workshop che ci occupava di tutt'altro. E Frank Dan ha notato che negli anni magnifici, diciamo dal 76 all'86, quello che succedeva è che le persone decidevano che bisognava assolutamente discutere di A, si incontravano, qua non succedeva niente, ma su B, C e D c'erano degli avvenimenti favolosi che poi si affermavano. E quindi la pianificazione era molto slabbrata, ma in realtà molto efficiente. È una cosa divertente che appunto questo fatto della comunità al lavoro mette molto in evidenza, cioè le persone volevano lavorare,
discutevano la cosa che avevano in testa forte, si erano messi insieme per un, lì era il non equilibrio, se ricordo bene, da Frank e Lallard non avevano voglia di parlare del non equilibrio, si sono messi da una parte, hanno parlato di transizione fase, hanno risolto il problema, però va bene, è molto carina questa cosa. Scusa, Sara, no, no, figurati, è un ottimo esempio di, è una cosa in più rispetto a quello che volevo dire, e in più diciamo è un luogo che dava continuità, perché i workshop check-in sono una cosa che è cominciata, diciamo, a 74, Giovanni mi correggerà se sbaglio, e continuano ancora oggi, e ci sono delle serie di workshop su temi che quindi hanno tempo di respirare, di svilupparsi, di cambiare. Questo è, insomma... Sì, i primi sono 71, credo, quelli che di te sono quelli importanti, però i primi che hanno veramente creato l'atmosfera, se ricordo bene, sono 71-72. Insomma, beh, 72 davo... che non è poco importante, c'è già il primo workshop sulla simulazione dell'acqua. Subito dopo Raman e Stillinger qualcuno ha l'idea di fare questa cosina, è il secondo o terzo workshop in ordine di tempo, ma è già uno in cui ci sono metà dei protagonisti del libro a parlare del fatto che nel 72 si è capaci, grazie a Raman e tutto quel che segue, di simulare un sistema fisico interessante come l'acqua e non soltanto a fare sbatacchiare palline elastiche, che è un grosso... Hai ragione da vendere, ma è ancora la fase di sogno, cioè si vedono i problemi, si vorrebbero risolvere, ma infatti mi pare che c'è nel libro questa la figura anche nell'edizione italiana. Io trovo stupenda quel disegnino fatto alla lavagna, suppongo all'epoca, da Berensen, proprio durante il workshop del 72, in cui dice: siamo qui, da qui si può andare qua 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 e arrivare qua giù, e mette anche le date potenziali. E la cosa bella è che se uno legge il libro c'è tutta quella storia con qualche anno di anticipo sulla previsione di Berensen. È una chicca quella figura. Insomma, voglio dire, l'importanza del CECAM, oltre che quando è nato erano in quattro, di quattro paesi, di cui uno italiano, come hai giustamente detto tu. Oggi, insomma, sono in 25 di 11 paesi in Europa più Israele, stiamo forse per avere una membership non europea per la prima volta nella storia del CECAM, cioè è un luogo che è considerato vivo, e questo è... Si continua molto a discutere e a fare tutt'altro di quello che si dovrebbe fare, questo è una buona cosa. Questo è indispensabile nella scienza, credo, no? E Pietro, questo tipo di rapporto tra rapporto personale, no? E poi produzione scientifica, cioè il fatto che la scienza forse in molti momenti abbia avuto bisogno di cenacoli in qualche modo, no? Cioè di una comunità in cui le persone potevano parlare, potevano appunto fare qualcosa di diverso da quello per cui forse erano pagati addirittura. E secondo te diciamo, ti colpisce che è una cosa appunto caratteristica della scienza, o in questo caso hai trovato una peculiarità dei fisici nel fare questo? Beh, penso che sia una peculiarità dei fisici, perché i fisici si occupano di teoria molto spesso, non solo di fisica sperimentale. Ovviamente la teoria ha bisogno di una creatività diversa, ovviamente anche gli sperimentali hanno bisogno di grande creatività, ma i teorici hanno bisogno di una creatività diversa. E allora sì, ci sono, a mio avviso, molti esempi di cenacoli dove questa creatività spunta all'improvviso. E per esempio basta anche un incontro in una stazione, come abbiamo raccontato, tra due dei protagonisti, per far scattare una molla, un incontro e poi qualcosa. E ovviamente, se mi lasci dire una cosa anche sulla divulgazione, perché è successo un qualcosa che abbiamo raccontato con Adler e Ewan Wright, che hanno proposto una prima, come dire, proposta di divulgazione allo Scientific American, nella più diffusa già allora rivista di divulgazione scientifica al mondo, nel tentativo appunto di mostrare al pubblico dei non esperti, diciamo, quello che stavano facendo. Ed è un po' quello che è successo nel nostro piccolo cenacolo. Sostanzialmente i due hanno proposto questo articolo, rigorosamente senza formule, solo raccontato, eccetera, e il direttore dello Scientific American diceva:
ah no, questo è troppo difficile, non può essere detto, non viene compreso da nessuno, e ci ha messo le mani, e disperati hanno speso almeno 8 ore di telefonate dalla California alla East Coast per cercare di recuperare le cavolate che aveva scritto il direttore dello Scientific American. È un po' quello che è successo. Erano milioni. Com'è? All'epoca quelle telefonate erano milioni. Erano milioni. A quell'epoca. E quindi anche noi abbiamo impiegato forse molto del tempo di questi 2 anni e mezzo di fecondazione, sono dovuti anche al fatto che loro hanno cercato di spiegare a me dove descrivevo un sacco di castronerie, quindi poi forse ci siamo riusciti a eliminarle tutte. Però rispetto alla questione che tu poni, Roberto, vorrei dire, secondo me non è giusto dire che i fisici fanno cenacolo. I fisici italiani, per ragioni molto particolari che sono divertentissime poi da ricostruire, ma non oggi, in realtà nel dopoguerra, e soprattutto grazie a Maldi, sono immediatamente stati del tutto internazionalizzati, quindi hanno avuto immediatamente lo stile che noi abbiamo visto su Topolino, no? Lo scienziato strampalato con lo yo-yo che gioca e che ha 15 anni, e quindi hanno assorbito questo carattere estremamente collaborativo dell'impresa, malgrado poi le cattiverie, le invidie, tutto quello che vuoi, però intanto è collaborativo. Non mi ricordo chi diceva che era rimasto stupito in un anno di sabbatico in Francia, perché trovava che il dipartimento dove stava aveva un sacco di gente, ma non si incontrava nessuno, ognuno stava nel suo studio alla faccia dell'altro. Cioè, c'è una trasformazione che l'Europa ancora non ha fatto del tutto, che però per storia e per integrazione della fisica nel contesto mondiale, soprattutto italiana, ancora più che francese o tedesca, che poi anche quello inglese, però vuole che la parte collaborativa sia enhanced, vuole che la caffetteria sia importante. Poi ovviamente il Dipartimento di Fisica della Sapienza, la caffetteria non ce l'ha manco per niente, perché siamo a Roma, però l'idea c'è e si usa in qualche modo, no? E si fa magari fuori. E quindi è una cosa che, tra l'altro, tu sai bene come matematico applicato, che i matematici applicati sentono, ma la matematica più accademica ancora non sente, stupidamente, perché crea dei mongoloidi, crea della gente che magari è brava per sé, ma poi magari rimane indietro completamente e si occupa di piani finiti fino a che non gli finisce il piano, va bene, dopo che cascano fuori, sto parlando di Segre, ma di Beniamino Segre mi pare che sia, capito, non funziona, insomma. E quindi sì, certamente i fisici l'hanno fatta, ma non perché siano particolari, perché hanno assorbito prima quella trasformazione del modo di lavorare importantissima e creativissima che è stata indotta in America lo dico con tristezza, ma dalla bomba atomica, dallo Saddam, cioè, quella trasformazione in uno sforzo collettivo di grande significato che ha visto mescolare le discipline, inventare e usare il computer, fare un sacco di cose che in tempi normali e soprattutto col mongoloidismo accademico europeo avrebbe preso 400 anni, insomma, capito? Io ne darei conto di questo. Volevo solo aggiungere alle considerazioni di Giovanni che è vero che i fisici l'hanno fatto molto, ma molto di più, e i fisici italiani in particolare, molto molto di più di altre comunità scientifiche. Però Max Perutz raccontava che nel suo istituto in Gran Bretagna, biochimici, c'era questa importanza di trovarsi in caffetteria a bere il caffè e a scambiarsi opinioni, ed erano i momenti più creativi, e quindi insomma talvolta anche altre comunità scientifiche l'hanno fatto. Una correzione, Pietrino: Max Perutz, virgola, fisico, virgola, attivo in biochimica, e poi continui come attivo dici tu, perché è un fisico ma attivo in biochimica, quindi diciamo... L'egemonia dei fisici che cerca di affermarsi. Qualche volta imperialismo, ma spesso è solo trasformativo. Insomma.
Lui era un biochimico, ma era di formazione un fisico. Certo. Senti, ci stiamo avvicinando verso la fine di questo incontro, però diciamo, secondo me volevo, visto che voi avete fatto una conclusione, un ultimo capitolo anche molto interessante, su ponendovi la domanda se alla fine questa sia stata veramente una rivoluzione scientifica o meno, no? Nel senso di Kuhn, no? Nel senso di cambiare un paradigma, cambiare qualcosa, no? Qual è la vostra risposta? Non so chi vuole parlare di voi. Allora, dico io qualcosa? Sì, vai. Su questa faccenda, è da quando i tempi risalgono a prima ancora, affondano nel Giurassico, da quando Giovanni tentavo ripetutamente di incastrarmi in questa operazione storico-filosofico-epistemologica. E questa idea che lui aveva, e questo abbia tuttora, ma forse un po' smussata, molto forte, che insomma agli inizi Giovanni sosteneva, la simulazione molecolare è la nuova fisica teorica che rispetto al modo standard di fare fisica teorica costituisce una rivoluzione scientifica. Nell'accezione, poi i dettagli sono da lasciare lì, perché come è noto il significato cuniano di rivoluzione scientifica è cambiato nel tempo e geograficamente, quindi è complicato, non so, è una rivoluzione. Credo che dopo lunghe discussioni con me siamo addivenuti a una conclusione più o meno condivisa con diverse sfumature di questo tipo. Se prendiamo la rivoluzione scientifica nella accezione del Kuhn delle origini, cioè proprio un modo diverso di guardare il mondo complessivamente, il passaggio del 5-600, allora di rivoluzioni scientifiche ce n'è stata solo una, quella. Dopo, sull'onda di ciò che quella rivoluzione ha messo all'ordine del giorno come programma, ci sono state una significativa quantità di, ovviamente di passi avanti, ma questo va da sé, accompagnati da cose che poi spesso e volentieri la comunità dei fisici si è compiaciuta di chiamare rivoluzioni, per cui abbiamo avuto negli ultimi 120 anni 14 o 15 rivoluzioni, perché c'è la rivoluzione dei quanti, la rivoluzione della relatività, quella rivoluzione della relatività generale, quella rivoluzione della teoria dei campi, quella rivoluzione di novembre, cioè dire di Dio, insomma, sono tutte a questo punto la scienza normale, non si sapeva più chi la faceva. E vai anche all'indietro, Gianni, e vai. Ma anche all'indietro, la rivoluzione dell'elettromagnetismo, la rivoluzione dell'elettrica del sistema. Allora, abbiamo convenuto che è opportuno darci un attimo una calmata con questo uso generalizzato della rivoluzione per qualunque cambiamento avvenga sulla faccia della Terra, e dire che sicuramente c'è del nuovo, e abbiamo cercato di caratterizzare cos'è il nuovo, e il nuovo è fondamentalmente il fatto che oggi sai fare fino a un certo punto, nel mio principio, fino in fondo, il mestiere che un fisico teorico avrebbe voluto fare, ma non riusciva a fare, perché non riusciva a mandare fino alle sue conseguenze la strumentazione concettuale che si era costruito. E questo è uno spostamento non solo nei risultati che ottieni, ma proprio nel modo di pensare, il modo di fare fisica teorica. Ma è in quanto tale proprio il punto, non il punto d'approdo, perché il punto d'approdo non c'è, nel senso in cui da qui si va avanti, uno dei punti di approdo al presente di quel progetto che nasce con la grande rivoluzione scientifica di cui siamo tutti figli, insomma. In questo senso, caratterizzare la simulazione molecolare come la nuova ennesima o n-1esima rivoluzione scientifica non è tanto interessante. Quello che è interessante è dire che rispetto al progetto di controllo e comprensione del mondo che la scienza moderna ha partorito, questa cosa è un formidabile passo avanti, che è un cambio, se vogliamo usare un'altra parola usata da Kuhn, ancora più multisemantica, un cambio di paradigma, chiamiamolo un cambio di paradigma, è in essenziale a questo punto la questione non è molto interessante come questione nominalistica. C'è del nuovo e del grosso, e questo nuovo e grosso è figlio di quel progetto di controllo, perché una cosa che io trovo tra l'altro nella divulgazione scientifica molto spesso, no? La scienza viene presentata sempre come la grande impresa collettiva, intellettuale dell'umanità per capire il mondo.
Non si dice mai che la scienza però vuole capire il mondo perché vuole controllarlo, perché sembra brutto, no? Ma che schifo controllare il mondo, beh, poi porcheria, l'inquinamento, le tozzerie, la chimica, la guerra, la bomba atomica, ho capito, ma perché vogliamo capire il mondo? Perché vogliamo controllare, poi si spera, ma questo diventa un problema di altra natura, che questo controllo sul mondo che la conoscenza ci permette sia fatto in modo intelligente, democratico, bla bla, tutto quello che ci pare, e qui dobbiamo discutere, ma non degli sviluppi della fisica teorica, ma di politica scientifica e di politica, è un altro discorso. Invece, hai toccato esattamente i pesci in faccia fra me e il primo Nobel, il chimico teorico di ieri. Mi sono perso l'audio e qui non ho capito. È su questo che ho scambiato dei pesci in faccia notevoli. Ah, con quello di cui parlavi. Ho detto, hai toccato, con questo problema del controllo hai contato esattamente il punto sul quale c'è stato uno scambio molto poco gentile di pesci in faccia fra me e un premio Nobel per mail ieri sera. Senti, ma infatti su questo è interessante, cioè, hai detto qualcosa, non tutti sono d'accordo sulla vostra interpretazione, ecco, diciamo, voi avete fatto girare qualche copia della versione inglese, immagino, di questo sì, esatto, libro, sì, sì. E c'è qualcuno, e la frase la frase che Gianni stava commentando, riportando e commentando nostra, sul desiderio di controllo implicito nella scienza moderna, quella da Galileo in poi, per spiegare grossolanamente, certo, no? Offende molto questo, sostiene che la simulazione, cioè questo abuso del computer, impedisce l'understanding, che è la cosa fondamentale della fisica, e quindi raggiunge un altro premio Nobel, Anderson, per dire che tutti questi simulatori sono tutti zombie mongoloidi che stanno a perdere il loro tempo. Allora, siccome l'imbecille ieri ha osato dirmi questo con la spocchia del premio Nobel e in modo brutale, e allora io l'ho immediatamente trattato in modo altrettanto brutale, tra l'altro correggendolo sul fatto che mi ha chiamato dottor Ciccotti e poi mi ha detto ciao. Allora gli ho detto: senti, almeno impara a parlare, se mi dici ciao sono un tuo amico, se mi chiami dottor Ciccotti non mi dici ciao. E lui ha preso il colpo, così ha concluso dicendo: scusa, non voleva assolutamente, non... noi americani, ma lui è russo in realtà, fino a 18 anni era ucraino, noi americani non sappiamo usare le parole straniere, e poi non volevo sicuramente offendere, e poi sono aperto alla discussione, eccetera. Quindi mi sono molto divertito, perché c'è questa vecchia guardia che Sara considera già scomparsa, che ancora combatte, cioè c'è chi non vuole ammettere, posizioni secondo me molto reazionarie in realtà, e ormai superate, non vuole ancora ammettere che è successo un fatto nuovo. Loro hanno una scusa: la chimica teorica è terreno di imbecillità, spesso, nel senso che in chimica teorica si sono prodotti dei programmoni e la gente cerca di passare da un numero predetto a tre cifre a un numero predetto a otto cifre, ma senza grande pensiero. Però questo non c'entra niente con la simulazione, questi sono calcoli da chimica teorica stupidi che fanno pubblicare senza grande succo. È facile distinguere il buono dal cattivo, insomma. E però questi, in una visione ristretta, gli danno dentro. Allora, Anderson sembrava vecchio e rincredito di per sé, ma ieri sera ho scoperto che altri nobilissimi signori sono altrettanto pretenziosi, vacui e convinti di sé, e che pensano che la simulazione non esista. Quindi la battaglia in realtà è ancora aperta. Va bene, ha ragione Sara Dira. No, è ancora aperta fra i vecchietti, sono d'accordo con Sara, fra i vecchietti. Però... Posso chiudere su un'altra cosa, nel senso che sono assolutamente d'accordo con... O chiudere, comunque dare un contributo su un'altra cosa, nel senso che sono assolutamente d'accordo con tutto quello che è stato detto. Non vorrei dare l'impressione che grazie ai computer sappiamo fare tutto, calcolare tutta la fisica, perché non è così. Cioè, ci sono infinite cose che sappiamo fare. Come Giovanni, Danni e Pietro spiegano molto bene su scale di lunghezza, scale di tempi, dall'atomo in su sostanzialmente, che hanno tutta causa la caratteristica di essere quasi tutte quelle, diciamo, in cui la possibilità di agire sul mondo è su scala umana, più o meno, direttamente, voglio dire, no? Nel senso,
più direttamente. Ma, per esempio, i computer di oggi non hanno potenza di calcolo sufficiente a consentirci di calcolare l'evoluzione nel tempo di un sistema che bisogna descrivere con la dinamica, con la meccanica quantistica. Questo non ce l'hanno. Non si sa se ce l'avranno, per esempio. Quindi voglio dire, mi piace mettere questa, perché non è chiaro se il problema è n più complesso o n complesso, e al momento i computer che abbiamo non hanno soluzione per proprietà di tipo n più complesso. È solo perché mi piace tantissimo chiudere dicendo che questa è una bellissima carrellata su, diciamo, i primi 30 anni, 35 anni di storia di una cosa che ha funzionato e sta funzionando e sta dando dei frutti meravigliosi, che è un interessante mettere sul tavolo argomenti di discussione che possono essere più o meno, diciamo, contemporanei o più o meno impattanti sulla percezione che ciascuno ha di sé. Sicuramente è vero che questa cosa ha cambiato in parte il modo in cui i fisici teorici percepiscono se stessi e la fisica teorica. Questo anche è un cambiamento, diciamo, epistemologicamente interessante, o se vuoi socialmente interessante, ma che ci sono ancora un sacco di bellissimi problemi da capire come risolvere con questi sistemi qui, insomma. Quindi, insomma. Gianni ci ha tenuto nel libro, e io sono d'accordo con quello che dici, noi ci abbiamo tenuto, non siamo, nessuno di noi è hegeliano, noi non abbiamo finito la storia, no, certo. Noi abbiamo solo detto che abbiamo raggiunto un livello molto alto nella trasformazione della fisica da quadro generale scarsamente predittivo a capacità predittiva molto forte. Non solo, ma dirò di più, perché del buon relativismo aiuta, noi diciamo che la sua forza è di prendere sul serio le leggi fisiche conosciute e di portarle fino alla capacità predittiva in situazioni complesse. Cioè, è evidente che arriverà il giorno, che belli ambiziosi che siamo, cerchiamo di prevedere qualche cosa che va oltre la capacità predittiva delle nostre leggi, e lì sbattiamo la faccia e dobbiamo inventare nuove leggi. Quindi è senz'altro vero che la simulazione è fisica teorica, è anche vero che non è solo la simulazione fisica teorica. La fisica teorica ha anche momenti in cui la questione è come la matematica, d'altra parte, no? I matematici applicati sono a pieno titolo matematici, solo alcuni matematici imbecilli li considerano applicazioni della matematica, cioè un altro figlietto, va bene? Però è anche vero che la matematica ha anche momenti teorematici che non sono applicativi, insomma, no? Cioè ha momenti speculativi importanti che non lo sono, quindi i limiti sono chiari, diciamo, non ci piove. Assolutamente d'accordo, stavo dicendo che nel quadro delle leggi considerate fondamentali oggi ce ne sono alcune che non sappiamo calcolare. Sì, sì, già non sappiamo, ancora sono oltre noi, certamente. C'è un capitolo sulle difficoltà del quantistico. Va bene, qui dobbiamo parlare della dinamica, quello non c'è. Parlate di... Avendo partecipato ai seminari con Giovanni Ciccotti, devo dirlo, in cui praticamente siamo andati sulle due ore perché lui continuava a fare domande e a reintervenire e a reintervenire sulla risposta, eccetera, eccetera. Quindi forse è meglio che adesso teniamo le fila. Però questo vuol dire che la cosa è molto interessante. Vi consiglio di leggere il libro, che è interessantissimo, è appena uscito in versione, credo, anche digitale, cioè, mi sembra, vero, no? Cioè, sia la cartacea sicuramente, mi sembra ci sia anche in Kindle. Per no? Carocci c'è la digitale, non l'ho vista, io ho visto la digitale solo per l'inglese. Non credo. In italiano quindi, no? No, forse allora in italiano mi pare non c'è la digitale, in inglese. Vabbè, sì. E allora vi dovete comprare la carta, che tanto in questi giorni vi arriva a casa. E anche se siete ancora più o meno, ormai tutti quanti vanno in libreria, quindi io no, però insomma la maggior parte delle persone vanno in libreria. Allora, vi ringrazio per così averci un po' raccontato questa impresa, quindi ringrazio gli autori, ringrazio Sara, perché insomma, come al solito, ogni volta che facciamo dei dibattiti trovo che ha sempre tante cose interessanti da dire, poi nel momento in cui penso che abbia finito di dirle mi dice un'altra interessante e rilancia la discussione, quindi questa, diciamo, ce la giochiamo in tante altre occasioni. E tra l'altro fra poco con Sara presenteremo un prodotto di una nostra attività comune, nata sempre sotto le ali, diciamo, no, protettive di Giovanni Ciccotti.
scusami, esatto, intanto voglio dire che ho studiato con Giovanni, quindi ahimè ne porto tutte le stime. Però lo volevo dire un'altra cosa, cioè volevo dire che è bello perché la generazione dei padri, per così dire, fa alta divulgazione e si occupa di questioni epistemologiche. Io cerco di fare divulgazione insieme a te con un bellissimo fumetto, quindi insomma c'è una questione di linguaggio che mi diverte sottolineare. Che insomma dovrebbe uscire fra poco e quindi sicuramente ne riparleremo anche su questi schermi. Va bene, allora ringrazio tutti e, insomma, state con noi, rivedete chi ha visto questa nostra puntata, la può suggerire agli amici, condividetela e grazie ancora dell'attenzione e, vi lascio con la nostra sigla.